di quello che sta attualmente accadendo a Lancorotti Cosmetics. Avete ripreso? Noi abbiamo appena ripreso dopo la pausa natalizia e oggi la produzione è completamente attiva. Ok, però avete gente in smart, avete gente in cassa integrazione. Oggi non abbiamo persone in cassa integrazione, ma abbiamo delle persone in smart working, che è un po' la linea che stiamo seguendo, dove è possibile, perché tutti sappiamo che in una fabbrica è un po' più complesso il discorso dello smart working. Ecco, com'è la situazione del mondo cosmetico a partire dalla sua azienda? Questo nuovo lockdown che cosa ha generato? Allora, diciamo che dopo il primo lockdown, diciamo da settembre in poi, si sono visti segni di ripresa. Evidentemente questa seconda ondata ci ha riportato in un clima di grandissima incertezza, ma quello che traspare è una non visione del futuro da parte di chi ci dovrebbe dire che c'è cosa fare, cioè non vediamo strategie che ci possano convogliare verso il futuro. Comprendo che sia molto difficile, ma comprendo anche che quando c'è un problema di questo tipo bisogna anche fare delle strategie per risolvere i problemi. Certo, che cosa servirebbe secondo lei? Serve una guida sicura, serve il fatto che non si può continuare a aprire e chiudere, mettiamo in sicurezza gli esercizi commerciali e tutte le aziende, ma lasciamole lavorare, perché è evidente che non si può dire così potete stare aperti e poi vengono ancora non sono richiuse, non c'è certezza e un clima di incertezza di questo tipo porta chiaramente tutti gli imprenditori a non capire che cosa possono fare nel futuro. Attualmente qual è la perdita del settore cosmetico? Beh, il settore cosmetico ha perso circa l'11% l'anno scorso. Speriamo che quest'anno, voglio dire, la campagna vaccinale funzioni e ci sia una ripresa anche di ottimismo, perché è chiaro che il vaccino è stato quello che ha dato più ottimismo, il fatto di poter contare sul vaccino. Però se devo dire, ma questo lo dico a livello personale, non vedo che ci sia però una strategia in atto, non si sa ancora se il vaccino verrà fatto, dove, quando e chi lo farà. E in un discorso così complesso io credo che ci voglia una squadra di persone vere che gestiscano in modo concreto questa cosa, che non mi pare invece che abbia fino ad oggi, voglio dire, delle certezze. La crisi di governo non aiuta. La crisi di governo certamente non aiuta, però io credo che ci vuole un governo che sappia davvero che cosa sta facendo, e in questo momento qualche dubbio credo che tutti noi italiani ce l'abbiamo. Torno un attimo.